Benvenuti nella Villa delle Ninfe. Ricordiamo che per preservare la privacy di ogni luogo, le documentazioni avranno censura su cognomi e localizzazioni. Per chi fosse interessato al luogo, può contattarci in privato per eventuali dettagli legati alla privacy. I commenti con riferimenti di indirizzo pubblici al luogo verranno cancellati. La privacy va rispettata sia per il posto e per i ricercatori che come il PRP ne svolge delle indagini. Quello che dirò è documentato su questo video. Facendo un fermo immagine potrete capire che ciò che dirò è già stato scritto in alcuni articoli dedicati allo stesso luogo. Dai documenti conservati nell'archivio vescovile sappiamo che questa villa fu venduta nel 1729 dal signor Andrea al seminario vescovile, con l'approvazione del vescovo Francesco nel 1748, l'economo del seminario, vendette la tenuta a Don Saverio, che la cedette l'anno successivo ad un barone. La famiglia ne conservò la proprietà fino al secondo decennio del XX secolo, ma mutate le condizioni storiche del territorio, ben presto la villa venne di fatto abbandonata. Per molti proprietari terrieri, la campagna continuava ad essere intesa soltanto come luogo di villeggiatura e non come fonte di investimento. Il tempo e l'incuria fecero il resto. La chiesetta, posta al lato destro della villa, fu profanata. Le buffe statue del viale e la preziosa balaustra della sala al piano superiore furono rubate. Non sappiamo con esattezza quale degli eredi trasformò il vecchio casino rurale nell'elegante villa giunta sino a noi. Probabilmente si trattò di Giuseppe, fratello di Francesco, morto nel 1786. Il prospetto principale aveva una loggia raffigurante sette piccoli putti, alternati tra di loro tra musicisti e danzatori. Il viale termina in un'esedra davanti all'ingresso della villa ed un elegante salone passante fa trasparire al di là la splendida trozza, cioè il pozzo su cui è riportata la data 1746. Ed è poi ancora il giardino, di impianto perfettamente simmetrico e studiatissimo. Alla fine del Settecento divenne una moda passare la stagione estiva nelle residenze rurali, specie le più ricche aristocrazie ci andarono. Solo in seguito, all'inizio del XIX secolo, la villa si trasforma in un casinò in cui la residenza del padrone viene realizzata al piano superiore dell'edificio, deputando l'uso di quello inferiore alle attività produttive ed abitative del contado. La Villa delle Ninfe, da noi così chiamata per dei motivi molto dichiarati, ma lo scopriremo più avanti, dicevo, la villa resta un esempio di residenza settecentesca con caratteristiche davvero notevoli. Il feudo di questa villa è già nominato nei documenti tardo-medievali. I vigneti sono riportati nel XVI secolo di proprietà della chiesa, di cui non diciamo il nome, ma anch'essa oggi distrutta. Arriviamo ora a parlare della trozza, ossia il pozzo, che dà il nome a questa villa, da noi chiamata Villa delle Ninfe, per dei motivi che vi spiegheremo presto. In tal proposito, evidenziamo subito un particolare importantissimo. Nella parte superiore della trozza c'è un oculo, con l'epigrafe in latino. Andando avanti, ai lati del pozzo, profondo 70 metri, vi è una stanza segreta, sotterranea, chiusa e murata nel sottosuolo, con una piccola protuberanza d'aria da cui se ne impedisce il passaggio. Questo sottopassaggio non è presente nella mappa e il pozzo non finisce in quel sottosuolo, dato che vi è una profondità di 70 metri, non potrebbe fare da condotto in quella sottostanza murata. Adesso capiremo insieme un po' di cose.
Informandoci bene, abbiamo raccolto una testimonianza importante che sempre, per motivi legati alla privacy dei segreti di famiglia, non è possibile farvi vedere, ma riportiamo le seguenti informazioni. Come abbiamo già spiegato in passato, la villa apparteneva ad un vescovo. Nella villa vi erano presenti anche le cucine della servitù con le rispettive stanze. Anni addietro, tra servitù e padronanza, accadde un incesto. Per venir meno allo scandalo, si decise di purificare l'incesto attraverso la trozza. Ebbene sì, quell'oculo rappresenta una lapide con dedica criptata in latino. Cerchiamo di decifrare insieme. L'epigrafe su riportata in latino riporta le parole ninfarum e locus. Ciò vuol dire luogo delle ninfe. La dedica in latino riportata è una dedica di purificazione da quell'incesto, ponendo l'urna del nascituro nell'oculo, avrebbe poi gocciolato nel pozzo come linfa vitale, richiamando tra le scritte la dea Neiade, la dea delle ninfe, dea vergine della caccia, dell'acqua, del verde, purificatrice di incesti. Ponendo l'orecchio appoggiato nel pozzo, si possono diverse volte avvertire preghiere in latino, canti di liturgie greche. Le ninfe sono delle dee della religione greca, potenze divine dei boschi, dei monti, delle acque e delle sorgenti. Sono esseri della vita longeva e corrispondono alla potenza divina del pudore. La stessa dea Artemide è appellata come Neiade. Neiade, nome della ninfa riportata anche sulla scritta del pozzo, per vegliare sullo sgocciolare dell'urna della trozza. Ed ora veniamo a noi. Ecco cosa ci è successo durante il sopralluogo, prima dell'indagine. Che è stato? Vabbè, io continuo a fare quello che stavo facendo. C'è qualcuno qui? Questo strumento che tengo in mano. Ma io provo ad uscire. Sei stato tu?
Ci sei allora? Te la stai prendendo con la finestra? L'altro, tra due finestre? Questa è ferma. Questa smatta. Quella finestra, in un'ora di sopralluogo, non si era mai mossa. C'era un leggero venticello quel giorno, ma la finestra sbatteva in modo troppo forte e violento rispetto al piccolo venticello che c'era, in quanto, sbattendo in modo così forte, si sarebbe dovuta muovere anche la finestra posta a fianco, alla stanza, in cui era il cameraman. Troppo forte. Sbatteva in una stanza e nell'altra nemmeno un piccolo movimento. Fenomeno alquanto strano. Abbiamo provato a scattare delle foto vicino alla finestra che sbatteva. Abbiamo esaminato, attraverso vari filtri. Quello che ne è uscito è impressionante. Al di sotto della finestra che sbatte vi è presente del muschio con la forma di un viso di una donna messa con il solo volto di profilo, con la coroncina della luna. Qua giudicate voi. Il PRP vi ha raccontato la storia e documentato il tutto. E ora ci aspetta l'indagine.